Ciao amiche e amici, la bella stagione si avvicina e anche la voglia di stare leggeri e perdere i chili di troppo. E dove puntiamo il dito? Per prima cosa sulla dieta, ovviamente. Ma voi sapete che io sono una naturopata contraria alle diete, vero? Oggi voglio condividere con voi come fare la mia fantastica insalatona risolutiva, così potete farla anche voi. È sana, dimagrante, ricca di energia e senza carenze. Vi racconto una cosa di me. Quando andavo all'università vivevo a Venezia, ero sempre in movimento. Come si dice a Venezia, su e giù pari punti. Esatto, ero già vegana, ma non c'erano a quei tempi negozi o ristorantini per me. Così ho dovuto inventare delle soluzioni e uno dei miei maggiori successi è stata l'insalatona risolutiva. E vai, questa storia mi intriga. Devo confessarvi che all'inizio pensavo che piacesse solo a me. Poi ho passato la ricetta a un'amica dell'università con qualche chiletto di troppo. E ha funzionato? Sì, certo. E anche oggi chi non vorrebbe un pasto leggero, veloce, da portarsi dietro e amico della linea? Io lo vorrei, soprattutto adesso. Prendere un po' di peso in inverno è normale, ma primavera inizia a pesare. Gioco di parole. Capisco. Per essere risolutiva, l'insalatona deve costituire un pasto completo con i 5 fondamentali elementi nutritivi di cui abbiamo bisogno: carboidrati, proteine, grassi, fibre e zuccheri. La mia insalatona risolutiva è speciale perché li contiene tutti e 5 e anche un tocco di gratificazione speciale. E poi è facile da fare e piace a tutti. Ognuno la può assemblare come vuole, in base ai suoi gusti. Si fa così: prendete una ciotola e mettete almeno un ingrediente di tutte e 5 le categorie che vi dicevo. Per i carboidrati, tutte le verdure contengono carboidrati, anche l'insalata stessa. Scegliete 3 o 4 tipi di verdure, tra cui insalate a foglia piccola o radicchio se volete digerirla bene. Poi ci sono le verdure a foglie grandi, quelle verdi, le zucchine, i finocchi, le carote, i peperoni per chi li digerisce e anche i cetrioli e i pomodori. I più famelici possono aggiungere anche un tipo di carboidrato, come mais, patate lesse, cereali in chicchi come miglio, riso integrale, orzo, farro, couscous. Poi alla volta delle proteine, ce ne sono per tutti, vegani e non vegani. Mettete un solo tipo di proteine per volta. Partiamo dalle vegane, a scelta tra legumi, lenticchie, ceci, piselli, oppure tofu, seitan, ci sono tanti hamburger vegetali, hummus. Per gli onnivori, uova, carni bianche, tonno, pesce, salmone. Attenzione invece ai latticini come mozzarella, grana, ricotta o altri tipi di formaggi. Io li sconsiglio perché come naturopata vedo l'effetto sull'intestino ogni giorno. E poi è facile esagerare. Per i grassi usate oli vegetali, avendo cura di cambiare olio durante la settimana a rotazione: olio di oliva, mais, girasole, sesamo, riso, eccetera. Poi a scelta un po' di avocado, pezzettini di cocco, semi oleaginosi, frutta a guscio e olive. Le fibre sono contenute in quasi tutti i vegetali, ma nell'insalatona risolutiva abbiate cura di scegliere tra le verdure anche un tipo molto fibroso come quelle a foglia verde, radicchio, spinaci, tarassaco o con filamenti come sedano, finocchio e i miei amati semi di lino di cui parlo in questo video. Infine, gli zuccheri danno il tocco di gratificazione speciale che si ottiene aggiungendo un frutto fresco tagliato a dadini o a fettine.
Mi raccomando, un solo tipo di frutta per volta. I più adatti sono mela, pera, ananas, arance, fragole, albicocche, uva, oppure frutta secca come uva passa, prugne secche, datteri. Con un condimento salato si crea un sapore contrastato e straordinario che aiuta a non cercare il dolcetto a fine pasto che rovina tutto l'impegno. Ho chiamato questa ricetta insalatona risolutiva perché risolve tutti i problemi. E per portare l'insalata sempre con voi basta farsi un kit per insalata da asporto con il condimento. È facilissimo e in un prossimo video voglio spiegarvi come si fa. Ma Simona, non è uguale se mi faccio un'insalatona in un bar? Dimmelo tu, dimmi come ti senti dopo. Sì, gonfia e piena d'aria e a volte non digerisco neanche il condimento. Infatti succede a moltissime persone che poi mi contattano per depurare l'intestino. Accade perché non seguono le mie regole per un'insalatona risolutiva che fa stare bene tutto il giorno senza abbioccarsi o morire di fame dopo un'ora. Vi invito a farla diventare la vostra ricetta risolutiva a casa, in ufficio, con gli amici, dopo lo yoga o la palestra. Magari già mangiavate insalatone, ma ora lo farete in modo più strutturato. Quando vi chiederanno la ricetta, fategli vedere questo video, anzi, condividetelo subito e mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ho usato questa ricetta per tanti anni e posso dirvi che le variazioni sono infinite, basta solo usare le regole che vi ho spiegato e la vostra creatività. E so che ne avete tanta. Anzi, scrivetemi qui nei commenti le vostre ricettine personali, sono curiosa ed è bello scambiarsele. Sceglierò le ricette migliori e le pubblicherò sul mio sito. E poi pensavo anche a un video speciale che le raccolga, ovviamente col nome di chi le ha proposte. Così iniziamo a fare video insieme. Intanto iscrivetevi al canale con un click e attivate le notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Vai. Finite? Come radicchio, mi sono persa. No way, no way!